Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani e non si sa perché invidiati funzionari della sezione investigativa. Ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po' tozzo, di capelli neri e folti e cresputi, che gli venivano fuori dalla metà della fronte quasi a riparargli due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve e dinoccolata, un fare un po' tonto, come di persona che combatte con una laboriosa digestione. Vestito come il magro onorario statale gli permetteva di vestirsi e con una o due macchioline d'olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della collina molisana. Una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo detto latino, benché giovine 35enne, doveva di certo avercela. Una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne. La sua padrona di casa lo venerava, a non dire adorava. In ragione di e nonostante quell'arruffio strano d'ogni trillo e d'ogni busta gialla imprevista, e di chiamate notturne e d'ore senza pace che formavano il tormentato contesto del di lui tempo. Non ha orario, non ha orario. Ieri mi è tornato che faceva giorno. Era per lei lo statale distintissimo lungamente sognato, preceduto da 5A sull'inserzione del messaggero, evocato, pompato fuori dall'assortimento infinito degli statali con quell'esca della bella assolata affittasi, e nonostante la perentoria intimazione in chiusura, escluse donne. Che nel gergo delle inserzioni del messaggero offre, come è noto, una duplice possibilità di interpretazione.